Noi espellellimo. Espellellimo! Ciao ragazzi, benvenuti ancora a un nuovissimo video di Brazzo Crew. E oggi siamo ritornati insieme a Valentina. Vi siamo mancati, molti mi avete scritto: ma non fate più la reaction Temptation Island? Non io più. No, non lo so neanche più vedendo, mi ha annoiato. Però abbiamo in mente altri programmi. Poi ritornerà Temptation Island, quello normale, con Filippo, con co, capito? Ritornerà, stiamo a parlare tra un anno. Fra un anno forse ritornerà. Forse ritornerà. Però nel frattempo noi guardiamo altre cose, facciamo altre reaction, facciamo altri video insieme. Ne ho un paio interessanti da fare con te. Ci sei? Certo. Quindi ragazzi, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo adesso, premete la campanella perché è importantissima. Lasciate tanti like. Non so se bene. Lasciate tanti like se non avete ancora fatto. Anzi, dillo pure te. Lasciate tanti like. Mi sono messa pure la giacca, il pandan con la sedia nuova di Brazzo, il suo bracciale giallo rosso. Lasciate i like, tanti like. Ragazzi, hai mai visto il collegio? No, ho visto solo le pubblicità del collegio e mi ero ripromessa di non guardarlo in realtà. Invece quest'anno lo faremo insieme. Quindi adesso ci sono tutti i provini del collegio e... saranno peggio dei provini del GF, secondo sicuramente, me. Sicuramente, tipo da Jalapas Band proprio. Mamma mia. E adesso andiamo a vedere. Ma che gli chiedono? Fino non, non lo so, io manco io. Ecco. Mi chiamo Samuele Fazzi, vengo da Massa. Mi chiamo Giulia Transillo, ho 16 anni, vengo da un paesino in provincia di Pavia. Sono Vincenzo Crispino, ho 16 anni, vengo da Scampia, Napoli. Sono Gabriele Corio, vengo da Settimo Milanese in provincia di Milano. Mi chiamo Claudia Dorelfio. Ma te immagini uno di Scampia e uno di Milano insieme? No, uno di Scampia ha 16 anni, è tutto tatuato su una mano. Tutto, sì. Sì, ma significa che qualcuno l'ha autorizzato, perché il tatuatore non te porta. È grazie che l'ha autorizzato. Capito, ma c'hai 16 anni e stai tatuato su una mano. Vabbè, cioè questo già qua, perché 14, 15, 16 anni? Perché è collegio. È collegio, quindi buttiamo tutta la gente così dentro. 14 anni, vengo da Roma e frequento la terza media. 14 anni, vengo da Roma e frequento la terza media. Leonardo da Vinci, chi ha dipinto il te? Leonardo da Vinci. Gesù. Gesù! Gesù! Ha detto c'ha ragione però! Perché l'ultimo, il personaggio principale dell'ultima cena è Gesù. Sì, ma chi ha dipinto, ma ha detto veramente? Angelo. Chi? Michelangelo. Fai lo spelling. Non so ci fa spelling in casa. Allora, ora ci provo. T R E C I S M E N T. Quella è precisamente, sorella. Allora, P R E C I P T. Dai, che gliela fai? S A M grande N. No! E N, vabbè, se hai sbagliato, ti ho dimenticato. Sì, comunque Scampia batterò. Ha battuto tu, ha battuto. Ha battuto tutti, io non ci avrei scommesso un euro su di lui pure. Purello, lui ha detto io non so ci farò il spelling di casa. Di casa lì ho detto proprio basta che non c'avevo. Bravo ragazzo, bravo, dai. Quale sta di confine al Giappone? Questo manco io so. Manco io, perché geografia è una pippa epica. Nessuno. Geografia a pedale. Ma infatti nessuno. Però nessuno, non è nessuno. Un'isola il Giappone. Sì, infatti che cazzo sta di. Aspetta, questo non lo metto. Il Giappone è un'isola, ragazzi. Sì, lo so. Il Giappone è però un'isola. Però ho detto, io ho fatto nessuno, sono messa a ridere pensando fosse la risposta. No, che ignoranza. Scampia batte Brasile 1-0. Attenzione. Giù, non so per quale motivo, c'avevo in mente la Cina, però il Giappone. No, il Giappone è un'isola. Sì. Il mare. La Cina. Agina! È tutto attaccato! Agina è tutto attaccato! L'Austria. L'Austria è tutto attaccato! Ma l'Austria non sta dentro la Germania! Giustamente! Cos'è? Il buco dell'ozono! Un buco dentro l'azoto! Grandissimo! È una specie di buco nero! È un'apertura nel strato di ozono che lascia passare i raggi ultravioletti che quindi col tempo sta qua provoca questo? Il riscaldamento. Questo è bravo! Globale. Tocca vedere! È un foro in uno strato nel cielo! Nel cielo. In uno strato del cielo. Tocca di l'omero. Un attimo, no.
Devo far vedere. No, no, devi far vedere. Dove sta? Mannaggia. Qui? No, quella è la tibia. No, questa è la caviglia, però quello che sta qua, credo. No, quello è il malleolo. Grande! Bravo, Scampia! Scampia è un grande, raga. Ma che... Ha vinto Scampia. Ha vinto Scampia. Lo sai solo che mo spezzai. Oh! Ah, vedi, perché comunque si impara. In vacanza a Riccione con altri 9 amici. Andate al bar e decidete di comprare un ghiacciolo a testa. Ogni ghiacciolo costa 150 lire. Liri. Quanto spenderete in totale? Scusa, ma di quanto è vecchio questo problema? Altri 9 amici. Che operazione devi fare, dai? Aspetta, fammi leggere. Stai in vacanza a Riccione con altri 9 amici. Andate al bar e decidete di comprare un ghiacciolo a testa. Ogni ghiacciolo costa 150 lire. Quanto spenderete in totale? Oh, 150 per 9. Bravo! Cioè, in euro o in lire? In euro, ha detto certo, lire! Bisogna fare 150 per 9. 150 per 9. Non si può avere una penna, una calcolatrice, qualcosa? Alexa, quanto fa 150 per 9? 150 per 9 è uguale a 1350. 1350. Lire. Lire. Madonna, raga, veramente i ghiaccioli costavano 150 euro. Voi manco eravate pensati dai genitori quando succedeva questo. Ve? 5,45, 7,50, 900. 900? Avrete? 1350 lire. Bravo! 4050. 4000. Ma certo, come no? 500. 1350 lire. Però sono in vacanza, cioè con altri 9 amici, quindi ci sono anche io, quindi siamo in 10. No, ha detto no! Per 10. Ah, sì. È vero! 6000. No, 1000. È vero! Hai visto che è furbo quel pischello? Diciamo 1500 lire. Questa è logica, è vero. Che idioti, non imbecilli. Sono Andrea Lovecchio, vengo da Palermo, ho 14 anni. Io mi chiamo Martina Brondin, ho 16 anni. Sono Raffaele Russo, vengo da Milano. Senti che voce che c'ha questo. Ho 15 anni, vengo da Torino e frequento l'Istituto Tecnico per il Turismo. Se fossi al governo, alzeresti o abbasseresti? Oh, domanda difficile. Abbasserei le tasse degli italiani perché... Io c'ho la partita IVA e me ho messo zitta. Paghiamo un botto. Cioè, se paghiamo. Mi conviene per, diciamo, lo sviluppo dell'Italia alzare le tasse, le alzo. Se no, le abbasso. Raga, io sto zitta, la partita IVA non posso parlare. Stai buono, ma io sono senza i soldi da agosto perché ho pagato 7.000 di tasse. Di che stiamo a parlare? Non perdere. Quindi se abbassano, se non paga, se paga la metà della gente, devi alzare dal doppio, per forza. Senti che voce che c'ha questo, parla proprio tutto. Sinceramente, se le alzi, dai fastidio al popolo. Invece, abbassandole, daresti quello che vuole il popolo. Però come fai a sistemare le cose dello Stato che sono difficili da sistemare? Quindi... Iniziamo a togliere auto blu e tutte le altre cose. Chi ci potrebbe darsi i soldi? Chi ci potrebbe dare? Perché quando paghi le tasse... Perché è importante pagare le tasse? Come si può dire? Hai l'accesso a una serie di, non privilegi, a una serie di... Sì, ma non è commentabile questa cosa, perché se io commento poi dopo mi viene... Sì, no, lascia aperto. Non possiamo lavarci, quindi... E io mi devo lavare. E quindi... E io non voglio puzzare. Per divertirti, per imparare. Io non ho capito. Serve. Cioè, sono utili quelli che non le pagano, sono degli ignoranti. No, sono evasori. È diverso, quelli sono evasori. Chi è E.T., eh? E.T.? Se... Raga, non eri nato. Dai, non ero nato. Ho capito che non erano nati, però non puoi sapere che è E.T. Che la trama non me la ricordo così così, arriva l'alieno, fa amicizia col bambino... Cioè, senti, come... che voce, questo mi sembra tipo... Tipo un giudice di X-Factor. ma che ne sai, perché... Cioè, va a fare doppiatore, oh! Tre alieni, poi lui va via in bicicletta sulla luna. Sulla luna. Dai, questo sembra un leggermente meglio dell'altro. Dei geni proprio, Ciao, sono Simone Vicentin, vengo da Veneto. Mi chiamo Chiara Macca, ho 15 anni, vengo da Roma. Mi chiamo Giulio Maggio, ho... Oddio, aspetta, assomiglia un po' a tua cugina. Quando era più piccola. Quando parla, non lo so, a tua cugina. Francesca. No. Dai, no. No, aspetta. No. Ma quando tu parli, non so per quale motivo mi ha fatto ricordare Francesca. No. Ma non perché è cicciottella, proprio perché si vede. No. Sembra che sto peggiorando. Sembra che mi sono imbarcato. Ma non esco.
Mi chiamo Chiara Macca, ho 15 anni, vengo da Roma. Mi chiamo Giulio Maggio, ho 14 anni e vengo da Firenze. Mi chiamo Gianni Musella, ho 16 anni e vengo da Moncalieri, provincia di Torino. Ti scopri l'America, dai! L'America, la scoprì... Napoleone? Napoleone! Garibaldi? Non certo. Garibaldi, no? Garibaldi. No. Leonardo da Vinci. E che andrò nell'isola... Che non c'è. Con Peter Pan è andato. Ma che cazzo? Cristoforo Colombo. Cristoforo! Tipo Cristiano Leonardo. Quando era remoto. Io... espellerò. No, sì. Io espellavo. Espelliarmus! Io espellissi. Espellissi. No, sì. Noi espellellimo. Espellellimo! Comunque manco te lo sapevi, eh? No, io non so buoni i verbi, poi non sono una pippa. Però non avrei detto mai queste cose. Io avrei detto, regà, naso! E va, passo. Giocavo, Seni. Che cosa è uno spermatozoo? Attenzione. È un... attenzione, eh? Penetra nella... nel buco dello... di sì. Del culo! Aspetta! Penetra nel... nel buco del... praticamente... no. Fa un girino che va nel... nell'esofago, non so come... Nell'esofago! Nell'esofago, no! Vabbè, volevo fare una battuta, ma non lo posso dire. Schifo, nell'esofago, no! Come si dice? Un no, organulo no, è un... organulo! Mi chiamo Carraro Franco. Carraro. Mi chiamo Stefano Carlo De Caro. Sono Sofia Marzullo, ho 15 anni. Sono Alec Giorgevic, ho 15 anni e abito in Nerviano. Giorgevic. Sono Alessio De Lorenzi, ho 15 anni, vengo da Roma e questa è mia sorella. Mi chiamo Aurora De Lorenzi, ho 14 anni e frequento il liceo delle scienze umane. È una catena? È una catena. È abbastanza grossa. Anche ce n'è che il motorino? Non c'entra niente l'urina. L'urina? No? L'urina. Sono Federico Peri, ho 15 anni. Sono Sara Piccione, ho 16 anni, vengo da Venezia. Mi chiamo Giorgio Ciupilan, vengo da Stalla, in provincia di Savona. Mi chiamo Francesco Carnamone, ho 14 anni, frequento la terza media e vengo da Roma. Cos'è l'Eneide? È l'allero, a posto. Non pervenuta. Se non mi sbaglio, Virgilio. Bravo, Virgilio. Mm. Oddio mio, come sto a volare. Come sto a volare? La pioggia nel pineto. Aspetta, quello che c'aveva la moglie che fa queste cose non belle. E come si chiamava quello che ha fatto pure una cosa? Quello che era feticista dei piedi, come si chiama? Quello che gli piacevano i piedi? Pascoli. Pascoli, no. C'ha il nome staccato D'Annunzio. C'ha il nome staccato. È quello che c'aveva la feticista? Moglie. Gli piacevano i piedi piccoli. Sì. No. Le quattro stagioni. In che senso? Il disegno, quattro stagioni, no? Il disegno. La pizza. Che cazzo. Antonio Vivaldi. Bravo, ragazzi. Bravo. La natura. Sono Giovanni Lisi. Mi chiamo Gabriele Montuori. Mi chiamo Gaia, ho 14 anni, vengo da Trieste. Sono Giulia Vellutino, ho 15 anni, vengo da Cernusco sul Naviglio. Ma hai 15 anni e le brocche di fuori, ma dove va? Questo c'ha 17 anni, poi se la bomba è pure de Napoli. Che vuol dire che è pure di Napoli? Che vuol dire che è pure di Napoli? Quelli di Napoli l'hanno fatto loro. 17 anni. Brexit. L'uscita dall'Europa. Di chi? Brexit. Qualcosa del genere. Ma di chi? Ma no. So che la Merkel, quella è una Brexit, quindi... La Merkel è una... è un'offesa questa. Oddio. La Merkel è una Brexit. Poi sì, tipo vedi la Merkel è una Winx. Cioè quello mi sembra Winx. E questo? Uno stile di danza. Uno stile di danza. No. E voleva fare così. Che allora io sono tre. No, perché mancano i due liocorni. I
Io esco, allora ragazzi, mi raccomando, lasciate tanti like, tantissimi, supportate questo canale, supportate questi ragazzi poveracci, perché c'è grossa crisi, raga, Iscrivetevi al canale, io vi saluto, vi ringrazio. Ah, ci sono delle novità assurde, ragazzi, qua sul canale. Tipo ci sarà una novità clamorosa, un annuncio di quelli proprio bang 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 stellari. Un po', non lo sai? Ah, ok. Quindi non perdete nessun altro video qui sul canale e ci vediamo al prossimo video. Grazie Valentina e ciao!